E adesso, caro Flavio, sì. Cioè, hai un compito speciale. Voluto dalla signora Binetti. Voluto dalla signora Binetti. Perché Renato Zero non ha cantato. Beh, poi alla fine ha cantato qualcosa. No, ci ha fatto cantare. Il carozzo. Ha fatto il direttore. No, giustamente, il direttore, ma maestro, fatto. Voglio dire, a me invece ha detto, vieni e dici la poesia, come a Natale, sali sulla sedia. Ma non mia. No, ecco, attenzione, adesso Flavio dovrà interpretare alcuni versi scritti da un poeta speciale, no? Davvero speciale, perché è un imprenditore del Nord che ama Alberto Sordi e ha dedicato una poesia al giorno tristissimo in cui Albertone ci ha lasciato. Posso dire una battuta? Ti prego. La Binetti al telefono ha detto, leggila bene che c'è un sacco di Sordi quello, ci ridà pure l'anno prossimo, leggi bene. Ha usato una metafora. Sì, dice, leggi bene la poesia, leggila bene. Meraviglioso. Ha detto, farò del mio meglio. Ben gentile, ci ben sarà gentile, pericolo. Però, ci sarà pericolo. Adesso, non partiamo con queste no. cose, altrimenti siamo rovinati. Come dice Gigi, la cosa straordinaria è che questo speciale poeta è di Bassano del Grappa, ma in onore di Albertone la poesia l'ha scritta in romanesco. Ma l'ha scritta dopo la Grappa, però. No, no, è bellissimo. E allora sei pronto? È quartina con prima e quarta di aspetto di rima, secondo te faccio vedere anche che Gigi ci ha insegnato bene, è un rimario un po' più complesso. Si vede che io non ho fatto la scuola perché no, non... Tu sei però... bravissimo di tuo. Allora, siccome il maestro ha detto una cosa a proposito della recitazione, che le scuole non devono essere pagate, io non so se ci avete fatto caso, se la battuta è voluta o è venuta... Parlo per un attimo seriamente da figlio di medico, che non si è mai arricchito, ma... fino all'ultimo minuto che ce l'ha fatta, ha curato i malati, non per telefono, anche rivestendosi e andando. Il dottore in quella scenetta simpatica ha detto fate entrare il prossimo cliente, poi si è corretta e ha detto paziente. Se la battuta è voluta è bellissima, ma bruttissima. Lo dico perché se non sorvegliamo tutti assieme e ci battiamo, stiamo diventando clienti, invece dobbiamo essere pazienti e non paganti, e non paganti. Insomma, sono molte le cose sulle quali dobbiamo crescere. No, perché in una serata appunto dove si dà albergo, posto, cioè, e si ospita appunto anziani, questo è un paese che una cosa in mezzo a tutte le sue brutture c'aveva, la sanità pubblica, miliardario, straccione, ti curavano. Stiamo andando verso questa stranissima frase privato sociale, che è un modo carino per dire vieni e se c'hai i soldi te curiamo, se no, se è sociale non è privato. Chiarissimo. Non te volevo intristire. No, però... vabbè, no, è una riflessione che condividiamo. Vorrei che le analisi del sangue tornassero a costare poco o niente e che le famiglie non dovessero decidere se comprare la carne o fare la TAC. Allora, la poesia è questa, di Larry Tessarolo. Di Danilo Tessarolo. Flavio Insinna. La poesia ricorda purtroppo la scomparsa dell'uomo per il quale siamo qua, insomma. Alberto Sordi. Quel giorno a pioggia fina de febbraio, prima de riscaldasse un po' l'arietta e ali colori de sortì permetta, il tempo avaro ha combinato il guaio. Ha spento il sorrisone tuo fraterno, generoso, riconsegnato al sonno che non si vede per chi resta al monno, ma che memoria lo fa essere eterno. Non si riusciva più a contare la gente, non si poteva quantificare l'amore di chi spenneva in fila ore e ore, come chi aspetta l'apparì dar niente di qualcheduno, negando er così sia, e increduli cacciando sogni brutti, zitti, confusi, stralunati, tutti parevano in attesa del Messia. Col sentimento di chi non ce vo crede, consuma dell'annuncio il più vigliacco la scena amara che gli ha dato scacco, che nessun film te farà mai vede. La faccia tua è una maschera immortale, fissa nell'apparenza immaginaria, pellicola immortale, straordinaria, che dura all'infinito, tale e quale, epico. Epico è diventato quel percorso dal personaggio santo fino al guitto che senza una regia da riga dritto segue distinto il filo del discorso, interpretando parti vere e amare, velate da movenze universali che ci hanno fatto amare pure li mali. Ha inteso sempre fa come te pare, solenne ti ha rifatto una promessa e su sta cosa nessuno si divide, ci sei riuscito, vabbè, ci hai fatto ride, vincendo con te stesso la scommessa. Bellissimo.
Flavio Insinna. Grazie. Aspetta, stai qua. Che vuoi fare? Volevo dire, cioè, la poesia è, cioè, io mi so, no, alla scuola adesso non per vantarmi, io mi sono diplomato con ottimo. Però col maestro davanti, la poesia di coso, Tessarola, la grappa, i sordi e cosa, la convenzione di Ginevra, cioè, l'ho letta male. Se mi date un paio di settimane, mesi, la rileggo più. Cioè c'era un carico emotivo, a casa era meglio, mamma gli era piaciuta di più un salotto, l'ho provato a mamma. Il gatto pure, va annuito. Vuoi fare una cosa? Sì. Ce l'hai? Sì. No, perché vai. So che si imbarazza, sì. Però, signora Binetti, è gratis. È una poesia per il maestro, non lo sa. No, ma so poche righe. Così compensiamo la canzone che non ha cantato. Va bene, Nati, dai, è boh, il cielo! Amore mio, dai. Va bene, dico questo e vado via. Ciao. Ah, meraviglioso. Allora. Meraviglioso. Allora. Allora, la poesia si chiama Il successo, era un concorso letterario, in meno di 100 parole fu chiesto di descrivete il successo, la dedico a Gigi, lui si imbarazza, però è anche ora che si prenda complimenti e meriti che ha, poi chi se ne importa, è un paese che si odia, un mestiere dove non ti dicono mai bravo, ma perché? È bravo. Allora, vinse questa ragazza, con meno di 100 parole disse cos'è il successo, ridere spesso è di gusto, ottenere il rispetto di persone intelligenti, l'affetto di bambini, prestare orecchio alle lodi di critici sinceri e sopportare i tradimenti di falsi amici, apprezzare la bellezza, scorgere negli altri gli aspetti positivi, lasciare il mondo un pochino migliore di come lo si è trovato, si tratti di un bambino guarito, un'aiola o anche il riscatto di una condizione sociale, sapere che anche una sola esistenza, ad esempio la mia, è stata più lieta per il fatto che tu sei esistito. Ecco, questo è avere successo. Grazie, maestro. Grazie. Ciao, tesoro. Aspetta, vai. E anche il papà, Fabrizio Frizzi. Amore mio. Guarda, che bello. Giuro che non ti devo chiedere un prestito. Ciao. Flavio Insinna. Ciao, amore mio. Ciao, grande. Ciao. E Gigi Proietti, con tutto l'affetto. Vai col microfono. No. Microfono, aspetta, vai, questo qua, giallo. E adesso? No, perché la poesia, molti dicono che noi italiani non amiamo la poesia. Non è vero, non la conosciamo un po' poco, anche perché la poesia è una cosa che va capita presto e quindi da piccoli, da molto giovani, bisogna che qualcuno ce la insegni, ci insegni a godere della musicalità, di una poesia, dei contenuti profondi, del ritmo a volte della poesia. Ora pare che i professori nelle scuole siano ancora qua e là un po' simili a quelli che avevo io quando andavo al liceo, al ginnasio. Non avevano una grande preparazione, diciamo, la dizione delle poesie e volevano insegnare poesie, però leggendola, ma in grande buona fede, e venivano fuori degli accenti un po', e ce n'avevamo uno che lo chiamavamo Tango, perché camminava così, vabbè, insomma, vabbè. E lui la interpretava, faceva per farci capire. Oggio, e già si rideva, non puoi seguire, capito, innamorarti della poesia con uno che te la dice così, insomma. Oggio, lecceremo. Carduccio. I cipresso che a Bolgher Aldo e Schietto vanta sangue in duple e cefalar e qui faceva lo stupore quasi in gorza qua. Qua
singorsa, giganti. Sentite questo giganti, che si potrebbe dire in altri termini giganti. E giovanetta mi balzare incontro e mi guardare, mi reculobbere, bentorno ormai, bisbiglia, faceva ci presi al suo vento, cioè, bentorno, bisbigliarono per me col capo, perché non scende? Perché non ristai? Fresca la sì. Questo era. Però io volevo dirla prima, però visto che stiamo qua, avevo un professore, questa è una, a memoria non l'ho mai imparata, più simpatico questo qua, più bravissimo, però era, non però, era pugliese, io ho molti amici pugliesi, vicino, sono stato a Bari parecchio tempo a dirigere un teatro anche lì, e conosco tanta gente, quelli di quella zona lì delle Puglie, non tanto nel Salento, ma insomma, Foggia, hanno sempre un atteggiamento un po' severo, ma anche se sono persone amabilissime, eccetera, no, come se fossero qualcosa da rimproverare, ma non ce l'hanno, insomma, molti amici. E questo qui era così, faceva, veniva, faceva. Gabriele D'Annunzio. La pioggia. Nel Pineto. Teci. Sulle soglie del bosco non ho parole che dici umana. Ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre, piove sui pini scagliosi e di piove sui mirti divini, piove sulle ginesfulge di fiori a col, piove sui ginepri folti di coccole aule, piove sui nostri volti silvani, presente. Gigi Proietti! Scusate. Grande, grazie Gigi.